ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi sembra un nuovo video di Fortnite. Allora, considerate che io questo video lo volevo registrare prima perché mi sono svegliato alle 8:40 circa del mattino, perché dovevo fare la video lezione alle 10. Solo che dopo vado nel registro elettronico, vedo le lezioni sono sospese. Quelle solo della materia in cui avevo video lezione. Quindi raga, sono qua alle 10 a fare sto video. Va bene, a parte questo, andiamo a vedere lo shop di oggi, venerdì 8 maggio. Dovrebbe essere l'8 maggio in teoria, aspettate, sì, 8 maggio. E raga, è uscita una nuova skin epica che doveva essere rilasciata nella season 3, però l'hanno fatta rilasciare adesso e dopo scopriremo perché. Allora, intanto vi dico già che a parte questa parte dello shop che non c'entra nulla, hanno messo tutta quest'altra parte dello shop per domani. In che senso? Domani notte ci sarà l'evento, quello là, di Party Royale, appunto quello per ottenere il backpack Alien Neon, e hanno messo tutto appunto dedicato per il party. Quindi ecco, intanto abbiamo sempre il solito pacchetto Leggende Lava e sempre il solito pacchetto di Iris, che penso che ormai ci staranno fino a fine season. Vediamo questa bellissima skin, Vita Notturna, raga. Prima apparizione, capitolo 2, season 2, costume reattivo, l'anima del dopo festa. Skin epica, 1500 V-Buck. Devo dire che a prima vista, cioè vedendola dall'immagine, non è che mi era mai piaciuta, però quando adesso è uscita e l'ho vista anche in game tra l'altro, cioè mi è piaciuta tantissimo, è bellissima questa skin. La fantasia, no, le fantasie cambiano a ritmo di musica, cioè che lei praticamente l'ho vista, se andate su Party Royale e vi avvicinate alla musica, praticamente questa inizia a luccicare, a fare delle le fantasie, intende tutte queste cose qua che stanno, non so neanche come definirle, queste cose che hanno nel corpo, e appunto cambiano. Quindi molto bella come skin, Vita Notturna. DJ Bop, mamma mia raga, mamma mia che bella questa skin, mi piace un sacco. 2000 V-Buck, skin leggendaria, ma merita tutti i 2000 V-Buck. Lasciati travolgere dal ritmo, fa parte del set doppi piatti, prima versione season 7, insieme al suo dorsale decorativo, gioco di luci, illumina la stanza. Due stili selezionabili, il primo e il secondo. Allora, la tizia è strafiga, mi piacciono tutti e due gli stili, però tra le due ovviamente ci sta meglio per l'abito il primo stile con l'ama. Però ovviamente anche sta gnocca qua della Madonna, mamma mia che gnocca raga, ci sta. Andiamo avanti prima che mi venga un durello. Lightstick, veramente brillante. Questo è un balletto che è uscito per la prima volta in season 7 per annunciare il concerto di Marshmello, e ovviamente adesso lo ripropongono per l'evento di domani notte. Mamma mia che bello raga, veramente bello. Bastone torcia, quindi raga questo probabilmente di notte si illumina, no, perché sennò ci sarebbe scritto. Sentiamo il sound. Cos? Oh mio Dio, che figata sto piccone. 800 V-Buck, piccone raro, ammirato e risplende. Fa parte del set Luce al Neon, prima apparizione season 4, GG. Cavaliere luccicante, raga. Mamma mia che figata. Illumina la strada verso la vittoria. Fa parte del set Luce al Neon, prima apparizione season 4. Deltaplano da 500 V-Buck, nulla di che, non mi fa tanto impazzire. Perfetto. Vai coi bassi. Mamma mia raga che bello sto balletto. Aspetta. 800 V-Buck e molto epica, molto bella. Febbre della disco. Mamma mia che bella. Troppo bella raga, fa troppo ridere. Febbre di Fortnite season 3, 800 V-Buck. Febbre di Fortnite probabilmente è venuto anche il nome perché in season 3 raga è iniziato il boom di Fortnite, cioè. A parte che sì,
riferisci ovviamente a febbre della disco, febbre di Fortnite, però raga, dalla season 3 effettivamente è scoppiato tutto, proprio Fortnite, quindi ci sta anche chiamarlo in questo modo, anche per quel motivo. Breakdance, prendi il ritmo, anche questa season 3, mamma mia raga, bellissimo. Oh, non l'avevo vista la parte finale. 800 V-Buck, emoticon, epic anche questa. Ma scusatemi, ma perché qua c'è scritto emote su tutti? Mentre qua c'è scritto... Niente, non riesco a cliccare. Emoticon. Non ne ho idea. Andiamo avanti con lo shop vero e proprio, ovvero questa parte qui. Io ho visto già il mio adorato corvo, raga. Mamma mia, bellissima questa skin. 2000 V-Buck. Torvo, maestro dei cieli cupi. Fa parte del set Mai Più, season 3. 2000 V-Buck insieme al suo dorso decorativo, molto carino, mi piace. Non c'è più scampo cabbia di ferro. Fa parte del set Mai Più, prima apparizione in season 3. 2000 V-Buck per questa bellissima skinnozza. Poi abbiamo il set, cioè la skin di corvo però femminile. In volo su di noi, avvolto nella notte. Fa parte del set Mai Più, prima apparizione season 5. Insieme al suo dorso decorativo con delle ali, mamma mia quanto gli sta bene. Lanciati in picchiata per afferrare il bottino. Fa parte del set Mai Più, prima apparizione season 5. E abbiamo anche una scia molto bella, molto molto bella. Caduta libera con stile. Quindi 2000 V-Buck, skin deltaplano e scia. Io solo per la scia la scioperei, raga. Cioè, bellissima sta scia. E poi abbiamo becco di ferro, questo è un piccone che va bene per tutti e due le skin. E raga, sembra piccolo ma in game raga è veramente gigante questo piccone. Becchettio, becco di ferro, piccone raro 800 V-Buck. Sentiamo il sound. È proprio una falce raga, sentite. Ok, GG. Guerriera delle Islands. Mamma mia ragazzi. L'ombra dell'Hustler. Fa parte del set Louch. Prima apparizione in season 3. Insieme al suo dorso decorativo brocchiero. Uno scudo temprato in battaglia. Anche questo season 3. Due stili selezionabili per questa bellissima skin epica. Guerriera delle Islands. Secondo stile. Primo e secondo stile. Mamma, cioè raga, non sto neanche a dirlo, il secondo stile è veramente molto ma molto più bello del primo. Però anche il primo stile ci sta molto bene, ci sta molto bene. Ha questo mood da season 1, solo che lo stile ovviamente dell'abbigliamento è diverso. Quindi ecco, è questa che è la differenza, perché se mettessero degli abbigliamenti diversi sembrerebbe proprio come la skin della season 1. Quindi GG. Ok, poi abbiamo Criptico, raga, una skin uscita per la prima volta in season 9 e devo dire che mi piace abbastanza. Non è una delle skin che adoro, però è abbastanza carina, soprattutto per il suo dorso decorativo bellissimo, raga, schiena spettrale. Entrambi fanno parte del set Criptico, prima apparizione entrambi season 9, 1200 V-Buck skin più backpack. E poi abbiamo una wrap da 500 V-Buck animata, molto ma molto bella. Guardate che figata. Mostra il tuo stile, anche questo, parte del set Criptico, prima apparizione anche questa in season 9, 500 V-Buck wrap rara. E mi sono dimenticato del piccone di Guerriera delle Highlands. Zanna d'argento, molto bella, anche questa in season 3 per la prima volta. Non so perché ultimamente in questi giorni stanno mettendo nello shop tutte skin vecchie. Che a me sinceramente piace vedere, perché considerate che io ai tempi di season 3 e roba del genere ovviamente non ci giocavo. Quindi ci sta. Zanna d'argento? No, perché? Leale, coraggioso, molto tagliente. Fa parte del set Louch, prima apparizione season 3. 800 V-Buck, sentiamo il sound. Mamma mia, si sente proprio che è argento, raga. GG. Strega della notte, mamma mia che bella questa skin. Sorgi con la luna, fa parte del set Osso di luna, prima apparizione season 8. Skin epica, io sinceramente sì, è bella per carità, però avrei messo
una rarità diversa, avrei messo una rarità blu, in modo che costasse 1200 V-Buck, perché raga, secondo me, bella finché vuoi, però 1500 V-Buck secondo me non se li merita, se ne merita un po' di meno. Insieme al suo dorso decorativo, bambolina affettuosa, carina, coccolosa e maledetta, perfetto. Fa parte del set Osso di Luna, prima apparizione, season 8, 1500 V-Buck, skin più backpack. Vizio, raga, 800 V-Buck, skin non comune, selvaggio. Fa parte del set Attacco d'Assedio, prima apparizione Season X. Molto bella questa skin, molto ma molto bella. E tra l'altro con la mascherina, quindi in questo periodo è ottima, raga, una mascherina, quindi shoppatela. Fortuna, raga. La prima volta che, cioè, di solito, non so se notate, ma all'inizio quando io guardo lo shop, per un secondo compare proprio il piccone default. È un piccolo bug. Però, raga, questo qui, sto giro, non è un bug. Perché guardate, allora, all'inizio si nota, vedi? Adesso non si nota perché ho già guardato più picconi. Ma la prima volta viene il piccone default e dopo un secondo carica quello originale. E sto giro, raga, sembra veramente che non si sia caricato il piccone. Invece, raga, è un piccone non comune da 500 V-Buck Season 1. Fortuna, raga, con le faccine. Un piccone robusto e con un atteggiamento fantastico. Sentiamo il sound. Mamma mia, ragazzi. Sound classico, che poi questo piccone, raga, è sicuramente il piccone classico dello scorso capitolo, è sicuramente più bello di quello di questo capitolo. Quello di questo capitolo non mi piace per nulla. E appunto, guardate quanto, ma quanto è figo. Cioè, raga, quello dello scorso capitolo è molto più bello. È praticamente uguale, solo che non ha le faccine. Per dire. Turbine di fuoco. Anche questo... Questa emote ci sta per domani notte. Bella, molto bella, raga. Emote epica, turbine di fuoco, riscaldiamolo. Viene apparizione season 8, 800 V-Buck per questa bellissima emote. Che sembra poi, avete presente quegli africani che si mettono in bocca il fuoco? Non so se avete presente, sembra questo, questa emote. Glitter. Mamma mia, raga, bellissimo. Sembro quanto sono cringe quando canto i balletti forte. Bellissima emote, anche questa per domani notte, bellissima, merita. Glitter, mostra la tua scintilla, prima presa in season 9. 500 V-Buck, emote rara. E poi pugile ombra. Un'emote che Rainier ha regalato alla Mati, se non sbaglio. Sì, è questa, è questa. Quindi è stata rilasciata nello shop poche settimane fa, quindi una o due settimane fa circa è stata rilasciata e l'hanno rimessa. Non so per quale motivo, raga, ci sono un sacco di balletti, ci sono un sacco di balletti, skin, picconi, e molto spesso mettono dopo un paio di settimane li rimettono, o si dimenticano, oppure non lo so perché lo fanno, raga, perché... Non ne vedo il senso di rimettere sempre le stesse skin ogni tot settimane. Piuttosto mettete delle skin diverse, dei piccoli diversi, cose del genere, perché se no altrimenti che senso ha, raga? Ci sono delle skin che potrebbero rimettere nello shop, assolutamente. Comunque, Ricky ha regalato questa skin, questo emote alla Mati da 200 V-Buck e gli piace un sacco. A me, raga, sinceramente fa abbastanza cagare. Quindi 200 V-Buck se li merita assolutamente, non dico nulla. Però non mi piace come mod, nulla di che. Bene ragazzi, questo era lo shop di oggi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dello shop di oggi. E soprattutto se quella piccola parte dedicata all'evento di domani notte vi piace oppure no. Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Io vi ringrazio per aver visto il video. Supportatemi con un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessun video. Seguitemi sui social, trovate tutti i link nell'info del canale. E niente, bella ragazzi.